Buongiorno, sono qui già con Olaf. Era pronto. Oggi è mercoledì, sono le 7:30. Stamattina abbiamo la fisioterapia. Io poi dovrei lavorare da quelli delle persiane, però ho pensato, siccome domani è giovedì, cioè sì, ovviamente è giovedì, però è festa, ho pensato di non andarci oggi da quelli delle persiane, ci vado venerdì. Dopo aver fatto il quinto piano, faccio anche quelli delle persiane, faccio uno sforzo in più venerdì e così però ho 2 giorni consecutivi di riposo. Quindi niente, ora mi vesto, mi preparo, sveglio Francesco. C'è il sole stamattina, però le temperature sono ancora bassine, c'è 7 gradi, un po' meglio rispetto agli altri giorni che c'era 6 gradi, c'è un grado in più, vabbè, già qualcosa. E mi diceva Marco però che dopo domenica, settimana prossima, dovrebbe tornare il caldo, quindi speriamo. Io fortunatamente che non faccio più il cambio dell'armadio, nel senso che ormai tengo tutto a portata di mano, perché se c'è una cosa veramente faticosa e odiosa da fare è il cambio dell'armadio, impacchettare tutto e mettere via, rispacchettare tutto. No, l'ho fatto per anni ed è veramente una cosa che non voglio fare più. Al massimo sposto un po' di cose nell'armadio in camera, dove teniamo le cose appunto da mettere quotidianamente, sposto un po' di cose invernali estive, ma roba di 10 minuti. E niente, basta, basta chiacchiere. Vado a vestirmi, vediamo se faccio in tempo, mi do anche una truccatina, se no mi truccherò dopo. Franci è dentro, stiamo aspettando. Allora, eccoci qua, sono le 11:11. Oh mio Dio, aspettate. Ecco qua, esprimiamo il desiderio. Dunque, è tardi. Siamo tornati, abbiamo fatto un salto alla coppa a prendere il caffè e i croccantini. E appunto ora sono le 11. Marco è andato al lavoro, io devo ancora fare tutto a casa, c'è ancora il letto da sfare. E ho anche mal di testa, ci risiamo. E il triciclo, mal di testa malefico. Vediamo se domani. No, cavolo, domani è festa. Vabbè, ci sarà una farmacia aperta. Vabbè, insomma, sono venerdì. Andrò di passare in farmacia a prendere. Me lo sono messa nei preferiti perché io non mi ricordo i nomi. Ma una ragazza mi aveva consigliato di prendere Zentiva. Proviamo se ce l'hanno. O che mi diano, insomma, qualcosa di simile perlomeno, insomma, qualcosa che mi faccia passare il mal di testa da ciclo, perché Loki non mi fa niente, infatti non l'ho neanche presa. Ora provo con la tachipirina, perché non ce la faccio, il mal di testa mi devasta. Faccio un po' fatica a fare tutto poi questo mal di testa. Abbiamo fatto il caffè, Marco l'ha già finito, sono molto più lenta, lo sorseggio con calma. Tant'è che lui è anche andato al lavoro e sono ancora qui a finire il caffè. Comunque, vado a cambiarmi e mi attivo. Do una sistemata alla casa. Poi mi vado a vedere una puntata di One Piece. E poi mangiamo. Io ho il riso della poke, ho un quintale di riso per farmi la poke, perché l'ho fatto doppio questa volta, casomai lo volesse anche lui. Non credo, perché abbiamo preso le valtostane. E ha mangiato adesso lui, quindi non penso che abbia fame. Vorrei anche lavare il pavimento oggi, che sarà almeno 2 giorni che non lo lavo e devo assolutamente lavarlo. Poi, se il tempo lo permette, oggi pomeriggio magari vernicio i piedi del divano con la bomboletta spray, che si asciuga super rapidamente. Ho anche lo smalto, ma quello ci mette 24 ore ad asciugare, non posso ovviamente non rimettere i piedi al divano per 24 ore perché ci dorme Marco, quindi c'è con la bomboletta, che tra l'altro è bellissimo quel nero della bomboletta, che è della Wurt, me l'ha portata Marco dal lavoro, è veramente bellissimo, nero opaco e super coprente e asciuga molto rapidamente.
Quindi mi metterei appunto fuori, tempo permettendo ovviamente, non ci deve neanche essere vento, sennò è un casino. Quindi vediamo. Ok, aggiornamento situazione è luna. Obiettivo settimanale completato. Fammi vedere che ore sono adesso. Vabbè, è luna, mancava qualche minuto. Ho appena finito di fare le faccende di casa. Ho lavato per terra. Sono rimaste le solite ultime cose da fare, ovvero stendere la lavatrice, svuotare la lavastoviglie e mettere le cose sporche nella lavastoviglie. Ma questo lo faremo dopo. Ora vado a vedere One Piece e poi mangio perché sto morendo di fame. Mi è anche venuto caldo, forse ho esagerato a tenere canottiera e felpa. Mi conveniva tenere maglietta a maniche corte e felpa con la cerniera sopra. Credo che andrò a cambiarmi. Anche perché è uscito il sole, ora non so se reggerà, però per adesso c'è il sole. E niente, appunto, vado a vedere One Piece, mi cambio, vado a vedere One Piece e poi finalmente si mangia. Ovviamente mangerò la poke, visto che ieri ho cotto 8 kg di riso. Ho tantissimo riso a disposizione per le poke. E quella di ieri sera con la feta era buonissima, ci sta molto molto bene la feta. Sono tornati i vicini, finalmente, aggiungerei, perché non sentivamo più la televisione a palla, e questo è vero, però c'era ancora quel bip 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 del tastierino dell'allarme che continuava incessantemente a suonare. E tant'è che montando i video ho notato che quando ero qua nel silenzio, nella tranquillità, di sottofondo si sentiva quel bip 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 che io ormai ho nella testa, fa parte del mio sottofondo della vita praticamente, quindi non me ne rendevo più conto. Però montando i video ci ho fatto caso invece che si sentiva un po'. E finalmente appunto sono arrivati e hanno spento quell'affare. Ora al posto del bip bip avremo la televisione, ma vabbè. Allora, guardate una pizza, adesso sto facendo una mangiata a Francesco che vuole la pasta col salmone. Nel frattempo inizio a preparargli la poke e sistemo anche la pastiglia. Tanto qui ci vorrà almeno 10 minuti. Adesso lo cuoce. E voilà. Allora, finalmente sto per mangiare. Sono praticamente quasi le 2. Dunque, sono andata fuori per stendere la lavatrice, che poi ho steso in casa comunque perché si sta annuvolando, non vorrei che dopo piovesse. Comunque, appunto, per il momento non piove, il tempo è un po' così. Un po' c'è il sole, un po' è sereno variabile, diciamo. Quindi avrei anche rischiato di verniciare i piedi del divano, ma appunto quando sono uscita fuori a prendere i panni ho potuto constatare che c'è vento.
e quindi no, cioè non posso mettermi a usare la bomboletta spray se c'è vento, rischio di fare un casino o di farmela venire addosso, peggio ancora. Devo aspettare che ci siano delle giornate un pochino più tranquille. Ho preso la tachipirina prima, ma va un po' meglio, ma ancora non mi è passato del tutto. Non so se deve finire di fare effetto, ma mi sembra strano perché sono passate 2 ore da quando l'ho preso, forse anche qualcosina di più. Mi stavo pensando a cos'altro potrei fare. Pensavo di iniziare delle tele, perché ho 2 tele quadrate, vuote, e era un po' che pensavo di farci di nuovo. Sono un po' monotematica, mi rendo conto. Lupin e Margot, quindi 2 tele, una con Lupin e una con Margot. Così ne approfitterei per farvi vedere il mio procedimento, visto che spesso mi è stato chiesto come le fai le tele. Così vi farei vedere. Non mi ricordo se è una cosa che ho già fatto vedere, in realtà, può darsi. Nel dubbio ve lo rifaccio vedere. Tanto non è niente di trascendentale. Vediamo un attimo come organizzarci. Prima di tutto vado a vedere un'altra puntata di One Piece. Così poi dopo, se voglio iniziare la tela, sto più tranquilla. Amore, tenerosa tenerella. Ok, vado a vedere One Piece e poi vediamo un attimo. Lei tira le orecchie indietro, è sempre sulla difensiva. Ma senti, sei qui a fare le fusa con le orecchie indietro. A proposito, una ragazza un po' di tempo fa mi aveva chiesto di fare un video dove parlo dei cani e dei gatti. Ora, come ormai ben sappiamo, c'è il video in cui racconto la storia dei cani e dei gatti, ce n'è anzi due addirittura. Però effettivamente, almeno credo, non ho mai... Che schifo, Pepper, mi stai sbavando. Non ho mai raccontato, diciamo, il loro carattere, le loro caratteristiche, le loro stranezze. Quindi mi chiedevo, boh, vi può interessare un video dove vi racconto un po' appunto del carattere di ognuno di loro? Vabbè, basta chiacchierare. Andiamo a vedere One Piece. Allora, sono andata a prendere la tela, che poi tra l'altro non è quadrata ma un po' rettangolare, ma vabbè, è la squadra. Ho aperto i disegni che avevo scelto già un bel po' di tempo fa e non mi convincono più, però adesso riguardandoli non sono molto convinta, quindi mi ero messa a cercarne altri. Vi faccio vedere quelli che avevo scelto prima. Praticamente sono questi. Allora, lei, ok, può anche andare bene. Lui non mi convince, cioè questo naso sembra un topolino con quel naso, non lo so, non mi convince molto. Mi ero messa a cercare qualcos'altro, ma non stavo trovando granché, anche perché devono essere comunque del formato giusto. Quindi non lo so, provo a cercare ancora un po' e se non trovo niente, vabbè, farò quelli. Non lo so, non voglio farli se non sono convinta. Ecco, per esempio questa Marco o Fujiko, qua non ho capito se sono la stessa persona con nomi diversi o se erano due diversi, questa cosa non l'ho mai capita. Comunque, questa qua. Ora mi ci vorrebbe un Lupin che si abbini bene. Lupin per adesso non l'ho trovato. Comunque, vi spiego un attimo quello che faccio, poi probabilmente inizierò ormai a farlo domani. Una volta scelta l'immagine che voglio riprodurre, la metto, o la stampo e lo faccio a mano, o la metto in un programma e la suddivido con delle griglie. Ora vi faccio vedere. Suddivisa con questa griglia qua, mi è venuta mezza nera, mezza rossa, la volevo fare tutta rossa perché si vedeva meglio, ma vabbè, non importa. Quindi una volta fatto questo, vado a rifare la griglia anche sulla tela, quindi a seconda delle misure della tela, vido e faccio anche qui lo stesso numero di rettangolini.
Spero di essermi spiegata. Una volta fatto questo, poi è molto più semplice ricreare il disegno perché faccio un pezzettino alla volta, quindi so che in questo rettangolino qui ci sono queste cose qua, vado a fare questo e nel rettangolino accanto faccio questo, insomma è tutto molto più semplice, soprattutto per azzeccare le proporzioni. Questo è quello che faccio praticamente, poi una volta fatto il disegno lo coloro. Questo essendo bianco e nero utilizzerò i pennarelli indelebili. Probabilmente vi ho detto delle ovvietà perché questa cosa qui della griglietta l'ho fatta all'elementare io, quindi probabilmente non vi sto dicendo niente di nuovo. Però insomma, volevate sapere come le faccio e questo è. Ora appunto ho perso un sacco di tempo a cercare un Lupin che mi andasse bene per questa Marco Fujiko, quello che è. Quindi magari ora faccio la griglia e poi domani mi dedico al disegno. Ovviamente poi una volta fatto il disegno va cancellata la griglia. Vi consiglio di verniciare la tela col bianco prima di fare questa operazione qua. Io non l'ho fatto perché non c'ho voglia. Se non fate questo passaggio si noteranno un po' le linee della griglia, anche se cancellate un pochino si intravedono da vicino, ovviamente. Quindi se volete ovviare questa cosa vi consiglio di verniciare la tela con la bomboletta spray bianca. E dopo, quando cancellerete la matita, non rimarrà il segno. Basta, fine dei consigli. Allora, mamma mia, che freddo! Non è possibile. Ah, mi sono anche aggiunta una coperta a letto ieri sera quando sono andata a dormire, stavo congelando. Comunque, non lo so se farò quelle tele con Lupin. No, non sono più convinta di questa scelta. Forse dovrei proprio cambiare personaggi. Per il momento non lo farò perché no, appunto non mi convince più, quindi è inutile starlo a fare. Quindi niente, io a questo punto vado a struccarmi, a fare la doccia, mi metto in pigiama e poi pensiamo alla cena. Volendo, e dico volendo, potrei farmi la poke. Io lo so che prima o poi odierò la poke perché sto esagerando, ma ho il riso lì pronto, tutti gli ingredienti pronti per condirla e quindi mi viene proprio voglia di mangiare quella. Ok, doccia fatta, pigiama messo, giacchettino messo, ho preso questo un po' più pesantino e soprattutto lungo perché io poi ho tantissimo freddo alla schiena. Ora vado a chiedere a Francesco cosa vuole mangiare, gli preparo da mangiare e mangiamo. Ok, dopo questa cercherò di fare una pausa. Buon appetito. Sono tutta infreddolita. E meno male c'ho la stufetta personale qui. C'ho la borsa dell'acqua calda. Il problema qual è? Che non dovrei più mettermi con le gambe così perché una ragazza mi ha detto che molto probabilmente il ginocchio mi fa male perché sto in questa posizione. E ha molto senso come cosa perché stranamente, appunto, il ginocchio mi fa male dopo che sono stata seduta e quindi con le gambe incrociate, perché io ho questo vizio da sempre di stare con le gambe incrociate più forte di me. Quando io mi siedo e incrocio le gambe, proprio faccio una sensazione di rilassamento e faccio veramente fatica a non tenerle così. Che bello anche domani con lavoro, 2 giorni di riposo consecutivi infrasettimanali. Sono tanta roba. Comunque, io per oggi vi saluto.
Vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo domani. Buonanotte.